Un avversario forte, naturalmente bisognava essere perfetti, specialmente sul primo gol non siamo riusciti a liberare l'area di rigore, una serie di rimpalli e poi alla fine siamo stati puniti da dell'ingenuità. In linea di massima comunque la squadra ha cercato di spingere al massimo e da questo punto di vista devo dire che ci sono stati sicuramente degli alti e bassi, ma questi ragazzi hanno sempre speso tanto, quindi oggi c'era un avversario di livello. Sicuramente abbiamo pagato un po' di stanchezza, abbiamo pagato per le partite infrasettimanali, abbiamo pagato anche qualche leggerezza. Era ampiamente prevedibile di soffrire su un campo del genere perché abbiamo affrontato una squadra che gioca un ottimo calcio, ha delle idee sotto l'aspetto della costruzione e dello sviluppo molto valide e i numeri non mentono perché è la squadra che ha il quarto miglior possesso dell'intera Serie C, ha una capacità di recupero palla molto importante. E anche a livello di numeri di passaggi consecutivi è una tra le prime dell'intero panorama della Serie C. Quindi era inevitabile non poter soffrire. Forse dove siamo mancati è nella capacità di chiudere o indirizzare la partita quando abbiamo creato delle occasioni.